Amici di Gossip News, ben ritrovati, io sono Nate e questa è una nuovissima pillola di Gossip. In queste ultime ore, amici miei, un nuovo scoppone su Noemi Bocchi e Francesco Totti sta agitando il Gossip. Tuoni, fulmini e saette, si parla infatti di una presunta gravidanza della 34enne romana, indicata come la nuova fiamma del Poupon. Insomma, l'ex calciatore aspetterebbe un figlio dalla sua nuova fidanzata. Questo è quello che dicono alcune riviste, anche autorevoli, ma sarà veramente così? Ora vi racconto tutti i dettagli, ma prima di proseguire vi invito come al solito a fare le solite cose. Mettete like, iscrivetevi al canale, cliccate la campanella, condividete, insomma fate un po' quello che vi pare, ma veniamo a noi. In questo ultimo periodo il nome di Noemi Bocchi è sulla bocca di tutti. Bocchi, bocca... Vabbè, ho detto una minchiata, va bene, non si fa altro che parlare di lei, della sua presunta relazione con Franceschino Panevino Totti. I paparazzi sono appostati sotto casa sua e anche ora che si trova in vacanza a San Felice Circeo, quindi se abitate in zona sapete dove andare a paparazzarli, non li perdono mai di vista, con questi obiettivi molto lunghi, molto potenti, pronti a immortalare un suo possibile incontro con l'ex capitano giallorosso. Insomma, ogni suo spostamento è tenuto sotto controllo e documentato con tanto di fotine sui vari settimanali di Gossip e Cronaca Rosa, ma che ve lo dico a fa. Ebbene, la donna è molto riservata e così come Franceschino Totti cerca di mantenere un profilo basso, low, cercando di non alimentare ulteriormente pettegolezzi. Nonostante questo, comunque, i pettegolezzi su di lei e l'ex calciatore continuano, perché loro se ne stanno zitti, loro non dicono niente, non fanno niente, ci pensano i giornalisti di Gossip e anche quel fettecchione di Nat a raccontarvi. Comunque, quello che vi dico, vi ricordo, proviene da fonti leggermente autorevoli, in questo caso il Corriere della Sera, quindi non mi sto inventando niente. Per esempio, a proposito di Corriere della Sera, in queste ultime ore è apparsa una notizia, che dire, bomba, un bombone, è movimento sexy bomba, vabbè niente, secondo quanto scrive il quotidiano Il Corriere della Sera, che vi ricordo non è proprio la gazzetta del digigino per intenderci, la Bocchi sarebbe in dolce attesa. Proprio così, la nostra super Noemi aspetterebbe un bambino da Totti, un piccolo tottino che già corre dietro al pallone. Vabbè, una notizia che se fosse confermata avrebbe del clamoroso. Solo inizio luglio, vi ricordo, il Poupon e l'ex moglie Hilary Blasi hanno annunciato la loro separation. Ora, a distanza di poco più di un mese, ecco giungere la notiziona della presunta gravidanzona della nuova fiammona di Tottone. Alla faccia di chi dice che uso troppi aggettivi. Va bene, ovviamente questo scoop è ancora tutto da verificare, vi ricordo, sta agitando parecchio i fan della coppia e anche dell'ex capitano della Roma e non solo, perché vi ricordo che questa coppia, anche se non si sa ancora se è una coppia, c'ha già i fan. Non si sa ancora se i due stanno insieme. Vabbè, non si sa, ma si sa, diciamo non è stato acclarato, come dice la D'Urso, ma ci sono già i fan, i fratotti, una roba del genere. Vabbè, come accennato, vi ricordo, si tratta solo di rumors, niente ancora certo. D'altronde, sono moltissime, che ve lo dico a fare, le indiscrezioni circolate su Noemi e Franceschino in queste ultime settimane. Loro per il momento se ne stanno... Silenzio, non vedono, non parlano, non sentono, ci pensiamo noi giornalisti di Gossip a parlare. Vabbè, la donna nelle ultime foto pubblicate da chi appare con una piancia super piatta, proprio un fisico proprio of the Madonna, quindi l'ipotesi di una gravidanza sembra essere lontana. Vuol dire niente, se all'inizio, comunque, secondo me è una grande minchiata, che nonostante il Corriere della Sera di mezzo, però vabbè, staremo a vedere, non si sa mai, comunque non si sa mai. Al momento nessun pancino sospetto, solo illazioni, solo supposizioni, solo minchiate mega galattiche. Resta il fatto che la 34enne quest'anno ha rinunciato alle sue solite vacanze in Sardegna, scegliendo invece di affittare una casa, casualmente coincidenze, a San Felice Circeo, pochissimi chilometri da distanza da Sabaudia, dove ha la villa The Poupon. Ma a sto punto prendila più vicino, no? Voglio tanto, la gente parla, perché ti devi fare chilometri? Vabbè. Si presume, per stare vicino al Poupone, o magari è una semplice coincidenza, sai, in questo mondo tondo, la gente rotola. Niente. Si parla anche di un incontro tra i due piccioncini, avvenuto su uno yacht, ovviamente, come VIP che si conviene, ormeggiato al largo delle acque di Sabaudia, lontani da occhi indiscreti. Certo, non si fanno beccare su un moscone o su un pattino, comunque. Nel frattempo, comunque, questo è quello che, per quanto riguarda la Noemi e Totti, ma...
Ilari Blasi, che sta a fa? Ve l'ho già detto nel video di ieri, vi faccio un riepilogo molto 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 veloce. Ilari Blasi, la conduttrice, dopo le vacanze passate in Tanzania, dove ci sono i leocorni, e a Sabaudia, dove ci sono i pettini di mare, ha deciso di fuggire in montagna, dove ci sono le mele, ecco. Si trova sulle Dolomiti, più precisamente in Trentino Alto Adige, da dove posta scatti, perché non fa altro che postare scatti che la ritraggono immersa nello splendido scenario del lago di Brede. Buongiorno signore e signori, benvenuti in questa meravigliosa Italia. Oggi il lago di Brede. L'ex marito invece, come accennato, si trova a Sabaudia, nella sua splendida villa affacciata sul mare, insieme a tre figli, Christian, Chanel e Isabel. Sono le prime prove da papà single, o come si suol dire, da mammo. Capita anche nel migliore famiglia, capita ai VIP, ma capita anche ai non VIP, sappiatelo, solo che dei VIP se ne parla, ma sapete quanti padri o quante madri single in questo momento stanno facendosi le pratiche della separazione, tornando alla nostra coppia del secolo, verranno avviate a ritorno alle vacanze, perché c'è un momento per ogni cosa, c'è il momento per separarsi, e il momento per divorziare, anche il momento per andare in vacanza, che comunque dicono tutti che le pratiche della separazione verranno avviate al ritorno dalle vacanze, però io non ho mai visto due che devono divorziare, dicono sì, prima andiamo in vacanza, poi quando torniamo se divorzi, punto e basta, anche perché devi delegare agli avvocati, non è che devi andare te fisicamente. Quindi secondo me, posso dirvi una minchiatissima, magari sbaglierò, secondo me non divorziano, secondo me a settembre finisce tutto, non lo so. Se non sarà così, mi metterò in ginocchio sui ceci per voi. Guarda, le pratiche, dicevo, verranno avviate al ritorno delle vacanze, e per gli avvocati tanto lavoro da fare, visto che Ilari e Francesco dovranno trovare un accordo sulla spartizione dei beni di famiglia. Mica due spicci, ma un patrimonio valutato intorno ai 100 milioni di euro. Calla, lo sapevo. Scusate il mio gatto. Cosa c'è? C'è 100 cucuzze, sono tanta roba. Sai quante crocchette ti potresti comprare con 100 milioni? Ah, sì, anche una bella casa sull'albero. Sì, tutte quelle belle cose che piacciono. Sì, però starei facendo un video, me lo lasci finire, ne parliamo dopo, dai. Ok, ciao, ok. Allora, scusate il mio gatto che ogni tanto mi chiama. Intanto, comunque, nonostante questi 100 milioni di euro, loro non parlano, no? Alex, buonanotte. Ilari Blasi non parla, Noemi Bocchi non parla, Francesco Totti non parla, ma c'è qualcuno che parla. A parlare per Francesco ci pensa il suo amicone del cuore, Alex Nucetelli, il quale ha rivelato che Totti, così come tutti i neo separati, non sta certo vivendo un periodo semplice. Ti siamo tutti vicini, Franceschino. Lui e Ilari sono in una fase molto delicata, dove devono trovare il giusto equilibrio anche per il bene dei figli. E mi sembra una cosa buona, sana e giusta. Figli prima di tutto, ragazzi. Staremo a vedere cosa succederà. E soprattutto restiamo in attesa di sapere se questo scuppone sulla gravidanza di Noemi corrisponde al vero, o sarà come una delle migliaia di minchiate colossali che stanno uscendo in questi ultimi tempi, e sarà sicuramente smentita da qualcuno, non si sa da chi, ma da qualcuno sì. Ma se fosse davvero incinta, così andiamo nel campo delle ipotesi, se fosse veramente incinta, come la prenderebbe la nostra Ilari? Ve lo immaginate? Oh, ciao Ilari, sono la tua amica. Oh, ciao amica, sono Ilari. Senti, ma lo sai che Noemi è incinta? Ma che me sta di? È incinta, sì. Ma che me sta di? Mamma mia, fino a tre mesi fa ce ne stavamo sul divano insieme a guardarci la partita, e adesso quello mi ingravida. Purtroppo capita. Mira funesta. Aspetta, adesso chiamo i miei avvocati, gli dico di aggiungere uno zero a quello che devono fare. Va bene, ciao. Benissimo, ragazzi, il video è finito. Fatemi sapere qui sotto nei commenti che cosa ne pensate a tal proposito. C'è tanta roba da dire e poca roba da fare. Per il resto lo sapete, mettete un like, iscrivetevi al canale, cliccate la campanella, fate tutte quelle cosine lì, e noi ci vediamo al prossimo video. Fate i bravi e ciao bedazzi.